Ovo je interdisciplinarni čas ekonomike turizma i italijanskog jezika. Benvenuti in Montenegro. Oblast turizma u Crnoj Gori u nadležnosti je Ministarstva održivog razvoja i turizma. Turizam predstavlja najvažniju privrednu djelatnost u Crnoj Gori, koju na godišnjem nivou posjeti veliki broj turista. Naime, turizam u Crnoj Gori novu afirmaciju doživljava posljednjih godina i praćenje nizom infrastrukturnih projekata koji Crnu Goru čine elitnom turističkom destinacijom za turiste iz cijelog svijeta, prije svega iz regiona i drugih evropskih zemalja, posebno zemalja članica Evropske unije. Crna Gora je imenovana za člana odbora direktora Evropske komisije za putovanja, pored Mađarske, Slovačke, Norveške, Monaka i Švajcarske. Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije za putovanja, Crna Gora je prepoznata kao najbrže rastuća destinacija među 33 evropske zemlje koje su članice ove međunarodne organizacije. Crna Gora je površinski mala zemlja, 13.800 km kvadratnih. Karakterišu je pejzaži istinske ljepote, vjerno opisani sloganom Wild Beauty i raznolikosti koje se teško mogu nadmašiti. Visoke planine i duboki kanjoni, široke ravnice, brze rijeke, Skadarsko jezero i slikovita obala smjenjuju jedni druge. Vegetacija je bogata vrstama, zavisno od nadmorske visine. Kulturološki, pojedina područja karakteriše spoj tri kulturna nasljeđa. Crna Gora kao turistička destinacija može se podijeliti na 6 klastera, koji se međusobno razlikuju po karakteristikama predjela i kultura. Primorje i planine zbog međusobne blizine doživljavaju se kao cjelina, što se može okarakteristiti kao glavna komparativna prednost Crne Gore u bogatoj turističkoj ponudi među konkurencijom na ovom tržištu. Zahvaljujući prije svega prirodnim ljepotama i povoljnim geografskim i klimatskim uslovima, Crna Gora se u relativno kratkom vremenu dokazala u odnosu na konkurentske destinacije u Sredozemlju i dostigla međunarodni nivo kvalitete usluga. Veliki broj sunčanih dana u ljetnim mjesecima i velika količina snijega u zimskom periodu određuju dva najzastupljenija oblika turizma u Crnoj Gori. Primorski, odnosno ljetni turizam i planinski, odnosno rekreativni turizam. U Crnoj Gori sve su popularniji drugi vidovi turizma, a prvenstveno zdravstveni turizam, vjerski turizam, cruising turizam i kulturni turizam. Zahvaljujući geografskim odlikama i prateći svjetske trendove, početkom 21. vijeka razvila se i velika ponuda aranžmana koji obuhvataju bavljanje ekstremnim sportovima. Turizam igra ključnu ulogu i bilježi rastuće trendove u ekonomiji Crne Gore, što pokazuju podaci gdje turizam čini skoro 25,7% brutodomaćeg proizvoda u 2019. godini. Ukupan doprinos brutodomaćem proizvodu iznosi u 2019. godini 1,10 milijarde. Procjenjuje se prosječni godišnji rast od 3,9% na 1,582 milijarde ili 27,9% budžeta za 2028. godinu. U periodu od 2010. godine do prošle, evidentiran je trend rasta broja turista i noćenja u svim vidovima smještaja. Crnu Goru je prošle godine posjetilo 2,6 miliona turista, 10% više u odnosu na 2018. godinu. U Crnoj Gori u 2019. godini ostvareno je 20% više dolazaka turista u odnosu na 2018. godinu. Zbog potencijala koji Crna Gora ima kao turistička destinacija i višestrukih efekata na ukupnu ekonomsku aktivnost, turizam predstavlja jedan od najvažnijih sektora i uporište budućeg razvoja crnogorske ekonomije. Učenici trećeg razreda naše škole u ulozi predstavnika turističke agencije žele da dočaraju turistima sa italijanskog govornog područja da je upravo Crna Gora destinacija koju neizostavno treba posjetiti. Ovom idejom učenici su dali primjer kvalitetne korelacije između dva predmeta, ekonomike turizma i italijanskog jezika. Benvenuti in Montenegro.
Dove si trova il Montenegro? Il Montenegro è uno stato europeo situato nella penisola balcanica che si affaccia sul mare Adriatico. Perché visitare il Montenegro? In Montenegro troverete sicuramente quelli che parlano italiano. Quindi, anche se non conoscete bene le lingue, non avrete nessun tipo di problema. Il Montenegro ha moltissime bellezze naturali che vi lasceranno a bocca aperta. Podgorica è la capitale del Montenegro, con 150.000 di abitanti. Uno dei pochi monumenti che restano ancora in piedi, nonché simbolo di Podgorica, è la Torre dell'Orologio, Sahat Kula, costruita a metà del XVII secolo. Il monastero di Ostrog è un monastero della Chiesa ortodossa, posizionato contro una parete di roccia verticale sulla ruppe di Ostroška Greda, in Montenegro, da cui si domina la pianura di Bjelopavlići. È dedicato a San Vasilije di Ostrog, Sveti Vasilij Ostroški. Centro Šipolašin si trova vicino al Parco Nazionale di Biogradska Gora, con i canyon dei fiumi Morača e Tara e un gran numero di laghi glaciali. Questa regione è riconosciuta come uno dei luoghi di vacanza più belli. Il Parco Nazionale Lovćen copre la parte centrale e quella più alta del Monte Lovćen con la superficie di 62,2 km quadrati. Fondato nel 1952, Lovćen è un ricco patrimonio storico, culturale e architettonico protetto dal Parco Nazionale. Il biliardo è l'antica residenza di Petar II Petrović Njegoš. Nel corso del secolo i montenegrini custodirono gelosamente l'eredità di Njegoš e nel 1951, nella residenza governativa ricostruita, aprirono un museo commemorativo. Palazzo Azzurro è un edificio storico di Cetinje, capitale storica del Montenegro. Attualmente è la residenza ufficiale del presidente del Montenegro. Il Palazzo di Re Nikola è un edificio situato a Cetinje, residenza ufficiale della famiglia reale montenegrina dal 1867 al 1916, ospita al suo interno un museo che forma, assieme ad altri tre dipartimenti, il Museo Nazionale del Montenegro. La preziosissima icona della Madonna Filarmossa è stata recentemente esposta nella Sala Blu del Museo Nazionale di Cetinje, dopo essere rimasta per 60 anni nella cassaforte del Ministero degli Affari Interni. Il Parco Nazionale di Durmitor è il più grande tra i 5 parchi nazionali del Montenegro. Durmitor si trova nella parte settentrionale del paese, con una parte del parco Estendendozi lungo la confine tra il Montenegro e la Bosnia-Herzegovina. Lago Nero è il più grande e il più significativo di tutti i 18 laghi glaciali, conosciuti come occhi di montagna in questo parco nazionale. Il lago è composto da due laghi minori, il Grande e il Piccolo Lago. Questi due laghi sono collegati da un piccolo stretto d'acqua che si prosciuga durante l'estate, creando due corpi separati. Il fiume Tara è un fiume che scorre in Montenegro e in Bosnia ed Erzegovina. Il fiume Tara è navigabile per i gommoni da rafting in lunghezza di quasi 90 km. Il Parco Nazionale Prokletije, o come alcuni lo chiamano, le Alpi di Montenegro, è il quinto e il più giovane parco nazionale del Montenegro, fondato nel 2009. Il giro in battello del lago di Skutari parte dal centro di Virbasar. Grande possibilità di osservare la fauna autoctona in un ambiente naturale. Rijeka Crnojevica era la sede storica di Riječka Nahija.
una delle quattro unità territoriali di Vecchia Montenegro. La baia di Kotor o Bocche di Gattaro è uno dei luoghi più incredibili del Montenegro. Il golfo più bello del mondo si estende nella parte nord a confine con la Croazia. Sveti Stefan era un piccolo villaggio di pescatori, ma nel corso del XIX secolo ha subito una forte trasformazione che ha cambiato il volto del paese. Situato nella baia di Cattaro, protetta dall'UNESCO, Porto Montenegro combina una spettacolare destinazione di vita con un porto turistico di classe mondiale. Ada Bojana è il punto più meridionale della costa adriatica e la più vicina al confine con l'Albania. L'isola Ada ha la forma di un triangolo ed è bagnata da due lati dai fiumi Bojana e dal mare Adriatico dal terzo lato. La cucina montenegrina è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in Montenegro. Ha subito una forte influenza dalla cucina italiana, per via della dominazione veneziana e dalla vicinanza alla penisola, nonché dalla cucina turca e in modo minore da quella austro-ungarica. Le bevande autentiche del Montenegro sono la grappa, il vino, la birra e in qualche luogo, per esempio nei villaggi sui piedi dell'Ovcen, vi aspetta l'esotica pura Medovina, la bevanda di miele. La grappa è la migliore ambasciatrice delle vigne montenegrine. Per l'aroma di questa famosa grappa è responsabile la varietà d'uva autoctona montenegrina, il Vranac. Ti auguriamo un buon tempo.